Grazie a tutti per la vostra presenza. Sono Maria Sorpresa, insegnante di diritto d'economia e presidente di StudentPo in Verona e insieme col collega di religione e giornalista Matteo Orlando siamo responsabili del gruppo Ragazzi al Centro dell'IPSIA Giovanni Giorgi di Verona. Ragazzi al Centro ha proposto quest'anno diversi eventi che trattano temi e testimonianze per far riflettere i ragazzi del Giorgi e aiutarli nella loro crescita umana, scolastica e professionale. A settembre i ragazzi del biennio hanno partecipato a un dibattito con la psicologa Franca Consorte per approfondire i temi della motivazione allo studio. A ottobre i rappresentanti di associazioni, fondazioni e del giornale L'Arena hanno raccontato la loro esperienza di solidarietà a Verona, nel Veneto e nel Medio Oriente in tempo di pandemia. A novembre la bioeticista Giorgia Brambilla ha tenuto una lezione in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Mentre a dicembre la bioeticista Giulia Bovassi ha riflettuto sull'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU. Oggi, 30 gennaio, celebriamo a scuola il giorno della memoria della Shoah. È una ricorrenza che si celebra in tutto il mondo, perché in tutto il mondo deve imparare a fare in modo che queste atrocità non si ripetano. Per rendere onore alle vittime dei campi di sterminio, presentiamo oggi un'attività multimediale dal titolo Il coraggio di due donne davanti alla Shoah, Edith Stein e Etty Hillesum. Per questa iniziativa abbiamo ottenuto la collaborazione del Comune di Verona, della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, dell'Associazione Rivela e del portale nazionale Informazione Cattolica. Stein e Etty Hillesum sono due donne che hanno affrontato la persecuzione nazista con coraggio e dignità. La Stein verrà presentata da Matteo Orlando e la Hillesum da Gianni Mereghetti, che ringrazio vivamente per la sua disponibilità. Mereghetti è insegnante, giornalista e scrittore ed è uno dei curatori della mostra denominata Etty Hillesum, Il cielo vive dentro di me, presentata al Meeting per l'amicizia fra i popoli 2019. Sarà con noi in diretta sulla pagina Facebook di Informazione Cattolica. La Hillesum è stata una intellettuale e scrittrice olandese, nata nel 1914 e morta nel 1943, vittima insieme con la sua famiglia dell'Olocausto. La sua esperienza è raccolta nel diario scritto dal 1941 fino alla morte. Quello che Mereghetti ci proporrà oggi non è un'analisi né un progetto ideologico, ma un cammino possibile anche oggi, un percorso umano in cui chiunque può ritrovare il proprio vero io. Orlando, invece, presenterà Edith Stein, giovane ebrea che nell'adolescenza fu atea, ma successivamente si convertì dall'ebraismo al cristianesimo e si fece battezzare. Fu catturata dalla Gestapo nel 1942 e trasferita nel campo di concentramento di Auschwitz, uccisa nella camera a gas. In conclusione, vorrei presentarvi i prossimi appuntamenti che il gruppo Ragazzi al Centro proporrà agli studenti del Giorgi. Tra qualche giorno, l'11 febbraio, in occasione del giorno del ricordo, per rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e dell'esodo degli italiani dall'Istria e dalla Dalmazia, ascolteremo gli interventi di due persone, le cui famiglie vissero in prima persona quelle drammatiche vicende. La signora Marina Smaila, presentata dall'avvocato Francesca Briani, assessore del Comune di Verona. A marzo, in occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il team organizzerà un talk show a cui parteciperanno ospiti impegnati nella tutela della legalità e dell'antimafia. In aprile, in occasione della giornata internazionale della salute voluta dall'ONU, rifletteremo sul tema delle dipendenze da sostanze stupefacenti. Infine,
A maggio, in occasione della Giornata internazionale per la libertà di stampa, gli alunni ascolteranno l'intervento di un giornalista nazionale. Lascio ora la parola al professor Matteo Orlando. Grazie e buona giornata della memoria.